Prepara dell'impasto color carne mescolando dell'impasto bianco con terra di siena naturale e poco rosso. Se l'impasto risultasse troppo scuro, aggiungi del bianco. Prepara alcune faccine per i tuoi personaggi. È sempre meglio prepararne qualcuna in più. Per l'angelo e Gesù bambino saranno un po' più piccole. Prepara delle forme ovoidali, prestando attenzione che non ci siano crepe. Con uno stuzzicadenti segna gli occhi più o meno al centro della faccia, ma senza andare troppo a fondo perché altrimenti diventano brutti. Poi segna anche la bocca. Prendi un pezzetto di stuzzicadenti e infilalo con delicatezza nella parte inferiore del viso. Lo stuzzicadenti servirà in seguito per infilare la faccia nel corpo del personaggio. Quando le facce sono asciutte, puoi segnare gli occhietti con un pennello sottile utilizzando dell'acrilico nero o anche dell'acquerello. Per dare un po' di colore alle guance, prepara un po' di pigmento rosso e con un pennello asciutto applicalo sulle guance. Utilizzando un altro pennello pulito, togli l'eventuale eccesso di colore. È sempre meglio colorare le facce prima di inserirle nel personaggio e prima di mettere i capelli o i copricapi. Per il corpo della Madonna devi prendere dell'impasto bianco e preparare una specie di goccia più spessa in basso. Solleva e raddrizza la punta di questa goccia e segna le gambe come se la Madonna fosse accovacciata. Metti ad asciugare. Per proseguire avrai bisogno di altro impasto bianco, di un mattarello e di una formina. Prendi un po' di impasto bianco e fai un rotolino. Appiattiscilo e fai una striscia.
con un po' d'acqua, avvolgila intorno al corpo della Madonna. Per le braccia prepara due coni uguali. Per rendere più graziosa la manica, puoi usare uno stuzzicadenti e premere intorno al polsino. Con un po' d'acqua attacca le maniche al corpo della Madonna. Poggiale sul corpo della Madonna. Con il fondo del pennello prepara il posto per le mani. Le mani sono fatte con l'impasto dello stesso colore del viso. Fai una specie di piccola goccia allungata e appiattiscila. Puoi anche dare un po' di forma al pollice. Bagna leggermente l'interno della manica e inserisci la mano. Ripeti lo stesso per l'altra mano. Per il colletto della Madonna prendi un po' di pasta bianca. Appiattiscila con il mattarello. Con uno stampino prepara il colletto della Madonna. Ricordati di proteggere sempre la pasta che non adoperi per evitare che si secchi. Elimina le imperfezioni del colletto. Appoggialo sul corpo della Madonna.
appiattisci bene la parte posteriore per evitare la formazione di protuberanze. Inserisci la testa. Dato che hai fatto più faccine, inserisci quella che si adatta meglio. Per fissarla meglio, aggiungi un po' di impasto dietro. Quando sarà asciutta, potrai applicare i capelli e il velo. Prendi ora lo spremiaglio e metti dentro dell'impasto del colore dei capelli. Spremi l'impasto fino ad ottenere dei fili abbastanza lunghi. Con il pennello bagna la testa della Madonna. Arrotola due fili e adattali alla testa, prima da un lato e poi dall'altro. Se vuoi, puoi fare una seconda fila di capelli. Premi al centro e togli l'eventuale eccesso. Prima che i capelli si asciughino, prepara il velo. Prepara un pezzo di carta forno in modo che il velo non si attacchi mentre asciuga. Prendi un pezzo di impasto bianco. Metti un po' di maizena sul piano di lavoro. Con il mattarello prepara una striscia abbastanza sottile.
Sistema il velo bagnando in alcuni punti in modo che aderisca meglio. Con il coltello taglia adesso la parte in eccesso. Arrotonda le imperfezioni. Fai asciugare e passa poi alla fase finale che vedremo in seguito. Per le decorazioni puoi utilizzare delle bronzine che si trovano in bustine o in piccoli contenitori nei colorifici. Puoi trovare vari tipi di bronzine, vari tipi di oro, di bronzo e d'argento. Quando utilizzi queste polveri e la vernice, ti conviene utilizzare dei guanti di lattice. Inoltre, proteggi il piano di lavoro perché altrimenti la vernice diventa difficile da togliere. In un vasetto di vetro metti un po' di polvere. Non metterne troppa. Aggiungi poca vernice. Non usare vernice all'acqua perché altrimenti la polvere potrebbe ossidare. Prendi un pennello che poi dovrai pulire bene con un diluente, trementina o acqua ragia. Inizia a fare il bordo del manto della Madonna e il corpetto. Ed ecco la Madonna con le finiture in oro.